Si chiama Home Restaurant, la casa si trasforma in un ristorante per far scoprire la cucina italiana ai turisti stranieri. Carlotta Manno. Un arrosto di maiale con purè di patate e una purè di zucca. Cominceremo con un tiramisù di bruschette e poi andremo avanti con i rigatoni col sugo di stracotto. Non siamo in una trattoria, ma a casa di amici. Andrea e Emilia aspettano una coppia di russi, Daniele e Roberto invece un gruppo di inglesi. Tutto inizia sul sito, c'è chi mette a disposizione la casa e propone il menù. I turisti visionano location e proposte di cene e scelgono dove fare un'esperienza diversa che non sia il solito ristorante. Mi piace l'esperienza genuina di incontrare romani e la cucina italiana in genere. Questa cena è il regalo per mia mamma che ha compiuto 50 anni. Per una cena tipica romano-italiana in genere si spende 40 euro. La cena tutto completo, dal primo al secondo il vino. Una variante sul tema, le cene liriche, ovvero si mangia con lezioni sottofondo delle opere più famose. E la cena sarà tema, per esempio, Gilda di Rigoletto, Corte di Mantova, preparo i tortelli appunto di zucca con gli amaretti, le pere e così via. Lo spunto di cene romane? Pensate, sono stati i cubani che circa 15 anni fa, per arrotondare, aprivano le loro case, pranzo e cena, ai turisti. Ed eccoci qui, a rivisitare l'idea con un'unica modifica. Le case sono aperte a tutti, tranne che ai romani. E siccome è comunque un progetto che serve a mettere in connessione i viaggiatori, i turisti con i residenti, ma se sei un romano e non conosci nessuno e non conosci la tua città, cioè, è stato un piacere, ma... Bisogna vivere e